Ciao ragazzi, bentornati qua nel mio canale YouTube. Oggi vi parlo di Motorola G52, un terminale che in pochi hanno considerato e io in realtà devo ringraziare voi che in un vostro commento me l'avete consigliato e mi avete chiesto di provarlo. E come al solito vi invito a commentare qua sotto se c'è qualche prodotto in particolare che vi interessa, poi io cerco di recuperarlo. Insomma, questo Motorola G52 però l'ho testato in modo approfondito e adesso ve ne parlo in modo completo. Però non mi stanco di dirvi che se volete fare i veri affari dovete collegarvi al canale Telegram Dilly Tech. Sapete che lì potete trovare i codici sconto, le offerte lampo, insomma tutte quelle cose che rendono gli acquisti più convenienti se fatti online. Ma detto questo, ovviamente adesso iniziamo a parlare un attimo meglio di questo Motorola G52, che ha tante specifiche che sono veramente interessanti per la sua fascia di prezzo, ovvero circa i 200 euro. Ma prima di ogni cosa ci tengo a dipanare un po' i dubbi per quanto riguarda le prestazioni, perché se andiamo a vedere la scheda tecnica, beh, all'interno troviamo uno Snapdragon 680 che, insomma, le altre volte che l'avevo provato mi aveva lasciato un pochino perplesso. E poi 6 GB di RAM DDR4X, 128 GB di memoria integrati che sono di tipo UFS 2.1. Ecco, queste specifiche, come vi dicevo, non mi facevano pensare a un terminale granché adatto, insomma, un utilizzo quotidiano in serenità. In realtà però devo dire che non è proprio così, perché grazie al fatto che Motorola ottimizza tantissimo il suo software, e lo ottimizza nel senso che aggiunge delle cose ma senza andare a stravolgere tutto quanto quello che è all'interno, beh, questo di per sé rende i software decisamente leggeri. Infatti quando andate a utilizzarlo navigando tra il menu oppure scorrendo veloce tra le varie app, non è che vedete tanti rallentamenti, non vedete bug. Chiaramente non c'è quella velocità, quella fluidità che magari trovate su un prodotto da 300 euro con uno Snapdragon 778G o su un S765G, no, non arriviamo a quelle velocità lì, ma tutto sommato lo si utilizza in tranquillità quotidianamente per, ripeto, girare tra le varie app, girare con i social. Vedete appunto come il mio solito tour delle applicazioni è tutto sommato pienamente soddisfacente, considerando anche la sua fascia di prezzo. Tutto questo, come vi dicevo, è grazie all'ottimizzazione del software di Motorola, che come sempre io non mi soffermerò tantissimo perché ormai lo racconto e con tutti i Motorola che provo, però ecco, il Motorola rendono, diciamo, ottimizzata l'esperienza andando ad aggiungere poche funzioni ma sensate, ma per il resto tiene stock, diciamo, il sistema così com'è. E qua all'interno troviamo Android 12 e guardate che chicca, nel senso, abbiamo le patch aggiornate a giugno 2022 e siamo a metà luglio, quindi brava, brava Motorola in questo senso. Come poi devo dire brava anche per quanto riguarda per esempio l'ottimizzazione dei servizi in streaming, che qua si vedono tutti in alta risoluzione, sia quindi Amazon Prime che Netflix. E poi vabbè, ripeto, non voglio soffermarmi tanto su quello che è poi il software, però insomma un minimo devo farvi vedere le classiche cose che trovate quando comprate un Motorola, come per esempio la possibilità di andare a lavorare sullo schermo, nel senso che potete utilizzare lo schermo interattivo che quindi vi permette di andare a interagire con le notifiche con l'Always On Display, oppure lo schermo attento che spesso non viene considerato ma è una delle feature che io trovo più interessanti perché vi mantiene il display acceso finché voi lo state guardando. Fantastico per le app che invece tenderebbero a spegnerlo. E poi non mancano poi le classiche gesture, quella per attivare la torcia, quella per attivare la fotocamera, ma sono convinto che ormai la maggior parte delle persone che guardano questo canale le conoscono queste cose, quindi non voglio soffermarmici troppo. Tutto sommato i limiti vengono fuori naturalmente quando lo si utilizza per andare a giocare, ovviamente lì quando vogliamo un po' spingere sul processore e soprattutto sulla GPU, come per esempio con qualche gioco pesante, con Asphalt, qualche lag dovete aspettarvelo, qualche lag insomma dovete metterlo in conto, ma stiamo parlando comunque tutto sommato di poca cosa. Questo poi però a fronte di una batteria che è veramente stupefacente, ottima, davvero uno dei migliori battery phone che ho provato quest'anno, 5000 mAh la batteria che troviamo al suo interno,
E adesso vado in rapida sequenza in questa decina di giorni che l'ho utilizzato raccontandovi un po' percentuale di batteria e ore di schermo. Guardate un qua, un primo giorno 46% di batteria a sera con quasi 5 ore di schermo con un utilizzo misto, diciamo 50% wifi, 50% 4G. 67% secondo giorno con poco più di 3 ore, quasi sempre però qua sotto wifi. 37% terzo giorno con quasi 6 ore di display e ancora il 37%, e in questo caso utilizzato quasi sempre in 4G+. 38% altro giorno con 5 ore e mezza, misto ma quasi sempre in 4G. 41% con poco meno di 5 ore, anche qua utilizzo misto. Oppure 36% con quasi 5 ore, utilizzo misto. O 67% con poco più di 3 ore, quasi sempre in Wi-Fi. E se voi notate, queste statistiche sembrano quasi copiate una con l'altra, ma in realtà sono proprio giorni diversi. Ma questo per farvi capire quanto lui sia, diciamo, costante nelle sue prestazioni. Non è quello che quando lo utilizzate un po' di più o con app più pesanti inizia a scaricarvi la batteria in modo importante, no, lui rimane bello freddo, bello tiepido, e quindi anche in queste giornate, anche col caldo, è un prodotto che vi dà sicurezza per quanto riguarda la batteria, sicuramente di arrivare a sera, e se non lo utilizzate molto anche di farvi tranquillamente i 2 giorni. E come altra cosa poi da segnalare, il fatto che all'interno della confezione di vendita comunque troviamo un caricatore da 30 watt, che non è male, non è male considerando i 200 euro circa. E in più troviamo la classica coverina e pure le cuffiette, insomma quelle classiche cose che Motorola dà in tutti i telefoni. E poi su di lui assolutamente da segnalare, che lo rende molto molto interessante, il fatto che troviamo un display AMOLED, display AMOLED a 90 Hz, un gran bel display, chiaramente fa parte della fascia media, comunque un Full HD Plus da 6,6 pollici, quindi 402 ppi. Ecco, una caratteristica di questo che mi colpisce è il fatto che sia un 20 noni, quindi non il classico Motorola particolarmente allungato, ha una forma abbastanza classica come telefono. Come vi dicevo però, un display che è buono, nel senso che mantiene i colori, belli costanti anche quando andiamo a inclinarlo, ha una buona saturazione, è piacevole da guardare ed è tutto sommato soddisfacente anche la sua luminosità quando si va sotto il sole in queste giornate tipicamente molto assolate che mettono in difficoltà i display economici. Lui chiaramente va un pochino in difficoltà, ma è chiaramente superiore rispetto alla gran parte, quasi tutti i display LCD che trovate su questa fascia di prezzo, e se la contende tranquillamente comunque con tutti gli altri display AMOLED. Quindi anche in questo senso mi sento di dire che è un prodotto assolutamente soddisfacente. Chiaramente a renderlo parte della fascia economica è un po' la sua costruzione, perché sul retro troviamo in questa bella colorazione che comunque vedete che va un po' a variare con la luce, ovviamente un retro che è in plastica, ma tutto sommato ci sta come in plastica la cornice, però ecco, non dà quella sensazione di prodotto povero. E poi tutto sommato molto bene lo spessore, che è inferiore agli 8 mm, i 169 grammi che nonostante i 5000 mAh lo rendono un prodotto veramente piacevole da utilizzare, piacevole da tenere in mano, anche da tenere in tasca in estate quando si vuole stare leggeri di solito. E nonostante comunque questa costruzione, che se vogliamo è un pochino economica, è comunque un IP52, quindi è leggermente idrorepellente, di conseguenza anche se vi casca un po' d'acqua sopra durante una pioggia non dovete preoccuparvi. Fatto interessante, o meglio diciamo un altro aspetto interessante, è che lui, anche se è un display AMOLED, ha il sensore di sblocco che è posto sul fianco, e in realtà questo favorisce un po' la sensazione di rapidità del telefono, perché lo sapete meglio di me ormai che il sensore classico è comunque una sicurezza nei prodotti, e qui poi è posto nella posizione corretta, all'altezza giusta, non è né troppo in alto né troppo in basso, quindi col dito ci cascate esattamente sopra, poi è cliccabile, altra cosa che secondo me aiuta in varie situazioni. E poi tutti i bilancieri sono ben calibrati, non ci sono laschi, non ci sono ondeggiamenti, quindi un prodotto che tutto sommato, per quanto economico, ripeto, è assolutamente soddisfacente. Come poi c'è da parlare naturalmente del comparto foto. Ecco, qui c'è un aspetto secondo me divertente. Motorola, mannaggia lei, riesce a, diciamo, rendere standard tutti i suoi prodotti che costino 200 euro che ne costino 600. Hanno fatto un software che ci piazzano una fotocamera o l'altra, ma più o meno i risultati sono sempre quelli. E se ne avvantaggia un prodotto da 200 euro, perché comunque le foto, adesso vi faccio vedere, sono soddisfacenti, diciamo che va un po' a penalizzare invece i prodotti top di gamma, che infatti lato fotocamera un po' tutti sono d'accordo nel dire che non sono proprio il top. Però
Però, ragazzi, su un G52 da 200 euro le foto non sono niente male. Non sono niente male quella principale da 50 megapixel, soprattutto f1.8. Vedete da voi come questa principale qua rende scatti che sono veramente interessanti, secondo me. Sia di giorno, ma naturalmente qua ormai ci si aspetta di giorno che un po' tutti i telefoni, nonostante la fascia di prezzo, facciano foto decenti, e lui è assolutamente così. Però anche di notte, soprattutto utilizzando in automatico, lui fa tutto in automatico utilizzando la modalità notte, riesce a tirare fuori scatti che sono assolutamente soddisfacenti. Siamo chiaramente lontanissimi dai top di gamma, ma ragazzi, uno scatto così io lo posso condividere tranquillamente con i miei amici, con i social, con chiunque, e non vado a sfigurare assolutamente mai. Tutto sommato decente la 8 megapixel, sempre considerando la fascia di prezzo, e questo ovviamente di giorno, perché di notte, anche se interviene comunque anche lì la modalità notte, diciamo che i risultati sono un po' alterni. La maggior parte sono ok, ma alcuni diciamo che richiedono un ulteriore scatto normale. Poi la 2 megapixel, sapete che non mi ci soffermo mai. La frontale da 16 megapixel, anche lì tutto sommato gli scatti sono ok, nulla di più. Discorso a parte invece per quanto riguarda i video, che si riprendono solo in full HD e solo a 30 fps, che per alcuni può essere una cosa negativa. Chiaramente non è positivo, se tutti quanti vorrebbero il 4K in HDR dei top di gamma, ma no. Lui, per essere di questa fascia di prezzo qua, riprende solo in full HD, solo in 30 fps, però bene la stabilizzazione, perché vedete da voi che nonostante appunto solo queste riprese, che non sono in alta risoluzione, comunque sono ottime, perché tanti invece offrono anche il 4K, ma magari nel 4K, nel full HD sono stabilizzati, invece qua no. E questo funziona sia questa stabilizzazione sia con un sensore che con l'altro, sia con la fotocamera frontale che con quella posteriore. Quindi un prodotto che secondo me, ecco, io definirei assolutamente intelligente per come l'hanno pensato. Quindi brava Motorola, veramente. E concludo, vado a concludere poi dicendovi che comunque lui è completo. Ecco, questa è una delle sue caratteristiche. Con completo intendo dire che ha la presa jack per le cuffie da 3,5 mm, soprattutto ragazzi ha un audio stereo che funziona veramente veramente bene, uno dei prodotti che su questa fascia di prezzo è assolutamente migliore come audio, e io ne ho approfittato e l'ho utilizzato veramente in serenità, anche in macchina quando faccio qualche chiamata che magari lo voglio utilizzare in viva voce, perché di solito i telefoni in prova non li vado mai a collegare col Bluetooth dell'autoradio. Ecco, con lui sono riuscito a fare chiamate, riuscivo a capire tutto e anche loro riuscivano a capirmi, quindi ottimi anche i microfoni di questo prodotto, come sono ottimi poi i sensori di prossimità, non ho avuto alcun problema, il sensore di luminosità, e poi non mancano le classiche cose wifi, che va bene solo 5 però è ottimo, non ha avuto problemi, non ho avuto alcun problema con la connessione 4G plus, c'è l'NFC e non ho avuto nemmeno problemi con il GPS. Quindi capite ragazzi che lui tutto sommato si rende un prodotto interessante, veramente interessante, perché va bene, non ha problemi, è un bel software, ha un audio stereo, ha un display AMOLED, e quindi ragazzi tenetene assolutamente conto, se lo trovate sotto i 200 euro secondo me diventa un prodotto di assoluto assoluto interesse ragazzi. Questo è tutto quello che devo raccontarvi della mia esperienza d'uso per una decina di giorni con G52. Sapete che se il video vi è piaciuto potete darmi una mano con un like, con l'iscrizione al canale e seguendo il canale Telegram di Litech. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Daniele Pintus.